di 500 metri quadri, tanto per dire un conto è parlare di un'area pubblica di 10, 20, 8, 5 metri quadri, dove ci stanno svolgendo delle attività alcuni soggetti che è il loro lavoro, è il loro scopo di vita, e quindi occorre intervenire da un punto legislativo serio, conoscendo le questioni, e quindi se c'è la stortura, che c'è un soggetto, e questo è prevalentemente per quanto riguarda le aree mercatali, c'è un soggetto che ha la disponibilità di 100 posti mercato. Eh beh, allora fate la legge che uno può avere una disponibilità al massimo di X posti di mercato, e allora questo può diventare un ragionamento serio e quindi metterlo in queste dimensioni. Però come al solito, cioè, qui fanno le cose tanto per fare. Io te l'avevo detto che a dicembre, quando è venuta fuori questa cosa, che non poteva funzionare perché la stessa normativa fatta per i balneari è stata bocciata dalla Commissione europea. Certo. E quindi, cioè, riproporla adesso, ecco perché dal 2020 è andato al 2018, perché così magari provano la carta della riduzione dei termini, no? Invece di prorogarla di 4 anni, l'hanno prorogata solo di 2. Perché in 4 anni era stata bocciata appunto dalla Commissione europea per quanto riguarda i balneari, la proroga fino al 2020. Quindi capisci che c'è questa cosa che, boh, non lo so, sono sconcertato. Certo c'è da lavorarci sopra, c'è da ragionarci, ma non qui è stata presa un po' sotto gamba, un po' per fare favore a qualcheduno che insomma, pacchetti di voti, può essere che sia anche in questa maniera, cioè, poi subentrano tutte quelle questioni che con il vivere comune non hanno niente a che fare. Quindi Certo. sono un po' incazzato su questa Hanno a che questione. fare con il vivere della politica, anzi il sopravvivere. Con il sopravvivere della politica, esattamente, esattamente. Poi tieni presente che su questa cosa, come ti avevo già detto, chissà come mai sono contrari i Confesercenti e Confcommercio su questa proroga, mentre sono stati favoriti queste aggregazioni di nate spontaneamente, che comunque Ambulanti. hanno raggruppato sicuramente un gran numero di persone. Però vuoi vedere che questo gran numero di persone sono quelle che hanno i 100 posti mercato sul territorio, eccetera, eccetera. Cioè, è stata presa con molto, diciamo, sotto gamba per fare un eufemismo, tutta questa vicenda, e poi all'ultimo momento, cioè tu tieni presente che questa cosa qui è nata 6 anni fa e ci siamo trovati al 30, al 28 di dicembre. Dove già molti comuni erano pronti per il bando a fare questa prova, oltretutto usando la terminologia che è usata per quanto riguarda le leggi sul commercio in un certo senso, dove si parla di attività commerciali su aree pubbliche, dove generalmente viene inteso l'area del mercato, mentre il chiosco di edicola, il chiosco di fiori, il chiosco di bar ha un'altra dicitura nei termini della burocrazia del commercio. Certo. E qui altro casino nel casino, perché molti comuni stanno dicendo: ok, io sospendo per i mercati ma vado avanti per i chioschi. È Siamo pazzesco. proprio nella fiera dell'assurdo, capisci? È difficile ragionare in questo momento, diciamo così, i lavori parlamentari stanno riprendendo adesso, stiamo cercando di approfondire i nostri contatti per fare i nostri ragionamenti, chiederemo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per gestire questa cosa, ma intanto, come dire, cioè, tutti sono a biglia sciolta, ognuno fa come cavolo gli pare, come cavolo ritiene giusto, come cavolo ritiene anche opportuno per tutelarsi rispetto a ricorsi e quant'altro.
È paradossale, guarda, la Dunque, chiamo qui perché sono certo, senza parole. no, volevo chiudere soltanto con una osservazione, non so se la condividi o meno, è un'osservazione politica per carità, e però a me sembra, io già l'avevo sottolineato in uno dei precedenti collegamenti, che comunque ci sia il risultato politico di dire la Bolkestein, signori miei, è stata rinviata di 2 anni. E cioè ha un suo valore questo fatto, dimostra che da parte del governo non c'è poi alla fine questa ossessione sulla liberalizzazione. E questo potrebbe essere un segnale politico che precipita immediatamente nel tavolo di confronto con la FIEG, che ricordiamo sulla liberalizzazione invece l'ossessione ce l'ha. Sì, è uno degli elementi di ragionamento e di approfondimento che in parte ci sta, se lo vedi dal punto di vista di ragionamento politico, dall'altro diventa più complesso. Tant'è che, come dire, la stessa Commissione europea, quando ha bocciato quel decreto di proroga per i balneari, Sì. addirittura si è spinta oltre dicendo: ma guardate che su questa cosa non puoi fare una norma uguale per tutti, ma devi valutare caso per caso. Anche ancora facendo un'affermazione sensata incasina ancora di più la cosa. Come fai a fare una legge ad persona, cioè, ad azienda? Beh, è impossibile, è impossibile. Quindi ci deve essere una norma generale, come magari ti ho detto prima, no? Cioè, sopra una certa superficie. Si applica una norma che deve essere di questa natura. Sotto è un'altra perché parliamo di piccole e medie aziende e così via. Non è possibile avere più di tot disponibilità di aree mercatali o di chioschi su aree pubbliche, eccetera, eccetera. Allora da lì poi puoi andare a fare un ragionamento che non è mai per il singolo caso, ma comunque, diciamo così, la casistica viene suddivisa in gruppi e quindi diventa già più omogenea a seconda dei gruppi. Certo. Ora capisci a me che qui cioè andiamo nel complicato e questa classe dirigente, secondo me, non è in grado di affrontare queste tematiche serenamente, perché poi ci sono i gruppi di influenza, ci sono tutti i meccanismi che questa politica ormai ha adottato come strumenti di misura e di valutazione del proprio agire. Bene, allora Questo è un ragionamento grazie. comune. Grazie Amilcare di questo contributo e a risentirci presto, quindi con questi temi, qualora ci Grazie a te, fossero. un po' scarso come No, contributo, no, 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 assolutamente. è stato più No, un ma. pianto sulla condizione del nostro paese, però va bene, No, no, questo ma vale come primo intervento dell'anno e vale fare il punto e riparametrare le scadenze perché così No, diamo. ecco, una cosa prima di salutare ci tengo, Sì. perché magari prima l'ho detta male, l'ho detta un po' con il tono cacciato in certo senso. No, veramente, questo dell'articolo 8 è veramente il momento in cui abbiamo bisogno della forte collaborazione di tutti i rivenditori, ripeto, della loro tenacia, della loro pazienza di tenere duro su questa questione e non cedere alla prima volta o alla seconda che il distributore gli respinge le pubblicazioni restituite. Teniamo duro perché tenendo duro il distributore non può procedere oltre, non può fare altro perché la legge è chiara ed è applicabile. Quindi veramente quello che chiedo a tutti è dateci come si trova sulle strade. No, stiamo lavorando per voi Sì. e quindi dateci una mano a darvi una mano. Eccoci, quello è il messaggio che io voglio dare senza pensare che non si stia facendo nulla o che si stia aspettando
così quello che succede, stare alla finestra e guardare quello che succede. Insomma, siamo tutti impegnati nella stessa direzione. Grazie Amilcar e buon proseguimento, a risentirci a presto. Un saluto a tutti, buona giornata, buon lavoro. Ciao, ciao. Allora, eccoci di nuovo in linea, quindi in diretta con un edicolante. Non l'avevamo scritto nel palinsesto perché non sapevamo della disponibilità, ma insomma siamo riusciti a stabilire un contatto con una edicolante della provincia di Brescia, Ivanka De Remigis, che salutiamo. Buongiorno Ivanka. Buongiorno. Adesso va, aspetta un attimo, adesso va un po' meglio con l'audio? Sì, appena appena. Appena appena. Allora, io volevo annunciare brevemente, direttamente, di che cosa parliamo, cioè dei problemi con l'estratto conto unificato a Brescia, che è un problema che era già stato sollevato nella chat. Io volevo appunto sapere da te di che cosa si tratta, perché sembra che i termini appunto stiano per scadere. A te la parola. Sì, noi da questa settimana pagheremo in modo unificato i due estratti conto, cioè il giornale cittadino, il giornale di Brescia e le riviste e quant'altro. Questo ci crea un problema perché il giornale di Brescia emetteva fattura il mercoledì e incassava il venerdì e quindi ci dava questi due giorni di respiro per poter riuscire a pagare il tutto. Siamo in difficoltà, sicuramente non solo questa edicola, ma tante altre edicole. Infatti ho molti colleghi che mi hanno detto: mi raccomando, esponi tutti i problemi. Questo sicuramente non ci aiuta. Noi chiediamo la possibilità perlomeno di spostare il pagamento. Volete fare un pagamento unico, ma almeno spostate il pagamento di qualche giorno. Ecco, le risposte quali sono state? In questo momento non è possibile, stanno trattando per spostare i pagamenti, però attualmente dobbiamo pagare così, non ci sono grosse, non c'è margine di contrattazione, non c'è margine di, non so, questo ci preoccupa un po', ci sembra un po' di essere con una spalla di Damocle sulla testa, cioè non c'è contrattazione, non c'è la possibilità di trattare, è stato deciso, dobbiamo pagare, così. Ho capito. Ma è una cosa un po' anomala per un'azienda, ma per qualsiasi tipo di azienda. Ci sono altre realtà provinciali nelle vostre condizioni? Avete un po' fatto una ricerca, cercato di capire come va? Io sinceramente ricerche non ne ho fatte, anche perché non so se gli altri, come le altre province pagano. So sicuramente che Brescia non ha mai pagato così, iniziamo a pagare così, non c'è stato modo di poter trattare.
siamo molto, un po' tutti infastiditi, credo, ma soprattutto preoccupati, nel senso che abbiamo un solo canale per poter trattare, cioè il distributore ufficiale.